Buongiorno a tutti, mi scuso per non poter star qui diciamo, durante tutta la sessione perché ho altri tre convegni a quali portare i saluti, però a questo tenevo particolarmente. Quindi allacciandomi a ciò che ha scritto il Cardinal Bassetti e il Ministro Giulia Grillo, voglio rimarcare cos'è il benessere mentale. È una componente essenziale della definizione di salute secondo l'Organizzazione Mondiale della Salute. Della sanità. Consente di realizzarsi, di superare quelle che sono le difficoltà e le tensioni della vita, la quotidianità, di lavorare e produrre e quindi rappresenta un bene per la comunità. La società cambia in fretta, la tecnologia l'ha fatta cambiare ancora più in fretta e probabilmente né i politici né i sistemi sanitari sono riusciti a stare al passo di questo cambiamento. Molti rimangono indietro. Se consideriamo le società a medio e basso reddito, circa l'85%, fino all'85% dei soggetti che hanno un qualche tipo di disturbo, e parlo anche di disturbi minori, non necessariamente di disturbi maggiori, non riescono a trovare un trattamento. Ma questa percentuale, che è già drammatica di per sé, diventa ancora più drammatica se consideriamo le società con una buona economia, come la nostra. Fino al 50% delle persone non riescono a trovare una risposta. Sicuramente le patologie sono aumentate, i disturbi sono aumentati perché ne è migliorata la diagnosi, ma sicuramente ne è aumentato anche il volume. Penso ad esempio alla nomofobia, l'ultima delle patologie descritte, l'astinenza dal telefonino, ad esempio. Scusate, perfetto. E se prendiamo il percorso di una persona, e quindi è per questo che voglio andare un po' oltre la sanità. Pensiamo alla scuola, ci sono delle carenze nella scuola, c'è una carenza nella fase adolescenziale, dove anche le crisi della famiglia hanno portato dei danni non necessariamente legati solo al divorzio, ma legati anche al fatto che magari entrambi i genitori non lavorano e quindi i figli sono stati magari dati ad altri o magari semplicemente con gli amici in una società che spesso ha perso i valori che magari ci hanno insegnato i nostri nonni. Penso poi all'entrata nel mondo del lavoro, dopo l'università. Non tutti riescono a trovare il lavoro che vogliono, questo determina frustrazione. E anche quando trovano un lavoro, oggi, non solo con la mancanza del lavoro, ma magari con i turni che vengono fatti, con gli stipendi bassi, questo determina frustrazione. E quindi laddove c'è una fragilità questa viene esacerbata. E poi penso alla vecchiaia, penso agli anziani che vengono spesso lasciati soli e questo era già noto quando io ero al liceo, si parlava di una società italiana che invecchiava, ma dal 1990 quando ho finito il liceo al 2019 che sta arrivando credo che troppo poco sia stato fatto e nel frattempo gli anziani sono aumentati, ogni giorno abbiamo circa 40-50 persone in più oltre i 70 anni, un bilancio netto positivo che ci fa orgoglio, ma dovremmo pensare ad aiutarli. E quindi tutto questo percorso della vita di un soggetto oggi è minato da tantissimo. Se poi aggiungiamo altri problemi, la povertà, 5 milioni di italiani vivono nella povertà assoluta, aggiungiamo malattie croniche, ad esempio l'HIV, tumori che oggi vengono curati e i pazienti diventano pazienti cronici. Pensiamo a abuso di droghe, abuso di alcol. Ho già detto la crisi della famiglia. Aggiungerei che tutto questo porta l'essere umano ad essere solo. E ricordo poc'anzi le parole del Cardinale che diceva la possibilità che vengano considerati degli scarti ed è lì che dobbiamo agire. È vera anche un'altra cosa, che poi, scusatemi la parola un po' semplice, ma poi diventa un cane che si morde la coda. Perché la persona che soffre un disagio non arricchisce la società, ma rischia di diventare ancora più povero. Perché? Perché non ha lo stimolo, non ha la forza. E poveri diventeranno coloro che sono a valle di lui, cioè i figli. E quindi diventa un danno anche per la famiglia. Allo stesso tempo, chi ha una patologia, un disturbo, è innegabile che vive meno e avrà più bisogno di cure. È innegabile che la vita media di un soggetto che ha un problema di salute mentale è più breve. Al di là del suicidio, che è un dramma, c'è anche un problema proprio di malattia,
vanno più facilmente incontro a delle malattie. Questo piano di azione, che è stato ben delineato, e lo dico da medico adesso, devo dire me lo sono letto praticamente tutto, sono oltre 50 pagine, è un piano d'azione veramente perfetto. Indica quali sono state le carenze, indica cosa deve essere fatto, indica anche come farlo e rappresenta il limite nel quale noi dobbiamo agire non solo come sanità, ma anche come politiche sociali. Non ci può essere nessun cambiamento se pensiamo a curare solamente le patologie, ma non andiamo alla radice, cioè alla ricostruzione di quella che è la famiglia, alla ricostruzione di quello che è l'educazione, la possibilità di dare del lavoro giusto alle persone e limitare quindi i danni in una società che cambia, e soprattutto investire su quella che è la silver economy, cioè gli anziani. Gli anziani sono coloro che, se ben utilizzati e in buona salute, possono sopperire alle carenze che le persone della parte media della vita non riescono, perché devono lavorare, produrre, portare i soldi a casa, perché magari hanno delle famiglie divise, eccetera, eccetera. E individuo anche dei punti su cui agire. Innanzitutto la governance. Sarà necessario cambiare la governance in questa direzione e prendere coscienza di questa categoria di patologie con una nuova governance, investire e non tagliare. E prima si diceva che i tagli, spesso indiscriminati, hanno acuito questo problema, soprattutto in un sistema nella quale la regionalizzazione ha determinato delle difformità tra il nord e il sud, e anche all'interno delle stesse città c'è un nord e c'è un sud con le periferie. Bisognerà quindi combattere la povertà, impegnarsi almeno a combattere la povertà, difendere la famiglia, laddove è possibile, e tornare ai valori tradizionali. Investire sugli anziani, ve l'ho già detto, valorizzare il territorio. Il territorio è stato lasciato solo. Si è pensato negli anni che l'ospedale non dovesse essere più utilizzato e che quindi l'ospedale fosse riservato, dovesse essere riservato alle urgenze e alle patologie gravi, però non si è fatto nulla sul territorio. Il territorio è stato terra di nessuno, se non in quei piccoli posti dove la volontà di pazienti, di familiari di pazienti o di associazioni hanno lavorato per sopperire alle carenze dello Stato. E lì dobbiamo valorizzare queste situazioni, perché da lì si può ripartire. E poi chiaramente la prevenzione, campagna di informazione, perché se informi limiti sicuramente i danni. Credo che questa sarà il nostro impegno, e cercheremo di portare a casa quanti più risultati possibili. Grazie.